Bentrovati alla biblioteca della Fondazione Luigi Einaudi. Oggi leggiamo Il Pozzo e le Pozzanghere di Gilbert Key Chesterton del 2012, edizione Lindau. Il titolo originale è The Well and the Shallows del 1935. Il brano è tratto dal capitolo Apologia dei buffoni. Scrive Chesterton nella nota introduttiva che avrebbe voluto titolare questa raccolta di scritti Scherzi a parte, in risposta ad un costume moderno, al gusto per l'allusione verbale, per l'uso di parole allo scopo di confutarle. Quindi fin da subito Scherzi a parte sarebbe stata una dichiarazione di intenti, di volersi occupare di questioni serie. Lo stile è autobiografico, così tanto che Chesterton rivendica il proprio egotismo. Egotismo aggiunge nell'interesse degli altri. Lo stile autobiografico gli consente di tenere il punto, di portare avanti un pensiero manifestandolo, rappresentandolo in opposizione ad una vaghezza dilagante che nel tempo ha trasformato l'io credo, fosse anche quello laico, nel generico mi sembra, in superficialità, forse perché c'è da parte di intellettuali o presunti tali, liberi pensatori, suoi contemporanei, la tendenza a sfogliare le pagine in modo febbrile di articoli e libri, non tanto alla ricerca del significato autentico, ma di frasi da estrapolare per porle a supporto dei propri pregiudizi, della propria idiozia, né più né meno di come farebbe un invasato o fanatico religioso sfogliando le pagine di un testo sacro, non tanto per ricercarne la verità, ma per trovare un conforto ai propri vaneggiamenti. Chesterton se la prende anche con un certo tipo di saggistica, con la saggistica delle piccole cose, trova presuntuoso molto di più colui che si occupa delle piccole cose rispetto a chi si occupa delle grandi cose, perché egli stesso scriverà che colui che si occupa delle piccole cose deve essere infatti molto piccolo se non è in grado di rendersi conto che ci sono cose più grandi di lui. D'altra parte, il tono ironico di Chesterton gli consente anche di avanzare una ricerca profonda del significato autentico delle parole, delle proposizioni, del gioco delle parole, del suono della lingua che è in grado di influenzare ancora di più, di plasmare il nostro senso del mondo, di noi stessi, del rapporto con gli altri, in generale nel nostro senso di giustizia e di realtà. Laddove le parole diventano cacofoniche, perdono di armonia, diventano parole fuorvianti, parole viziate che viziano il nostro stesso senso, la nostra stessa percezione di noi stessi, degli altri, del mondo, dunque della realtà. Ed è per questo che, oltre a rivendicare di essere egotistico, richiamando tanta letteratura, richiamando in particolare Bernard Shaw, rivendicherà anche il diritto e la libertà di essere un buffone. Buffone come colui che in un teatro virtuale, più che rivolgersi a chi sta in galleria, si rivolge alla platea, perché è lì che si costruisce dalle fondamenta un senso condiviso di realtà, è lì che si acquista coscienza dei propri diritti, delle proprie libertà, dei doveri che sono reciproci, è lì dove si genera una coscienza insieme individuale e collettiva. Ed è proprio il buffone che con la sua arte, come del resto l'arte che supera l'arte per il gusto dell'arte, di art for the art's sake, di memoria wildiana, è quell'arte che è in grado di rappresentare un mondo e generare una partecipazione, avvicinare gli uni agli altri, condurli ad una vita insieme, a regolare insieme la propria convivenza fatta di diritti, libertà, doveri. Ed è dal buffone che partiamo nella lettura di questo brano, dal buffone che è interessato più di tutti ad essere compreso, a far comprendere la realtà attraverso i principi, i fondamenti, e a farla comprendere
via di un pensiero per quanto articolato, comunque intellegibile, profondo, che è in grado di scuotere le coscienze, di animarle, di risvegliare un libero pensiero e molto più è in grado di contribuire alla realizzazione piena della persona ed è il buffone appunto che ha a cuore la sua comprensibilità soprattutto verso le persone, perché ha a cuore le persone. Il buffone può anche fare degli scherzi scadenti, ma se un uomo fa uno scherzo e un altro uomo non si accorge minimamente che quello è uno scherzo, allora parliamo di tutt'altra cosa. Il primo può pensare che lo scherzo sia bello e l'altro che sia brutto. Questo è normale, è sempre successo. Nell'esempio citato sopra, il mio critico e io conveniamo che sia brutto. Ma se l'aberrazione e il mistero sono coltivati così deliberatamente che lo scherzo di una scuola di pensiero non è uno scherzo per un'altra scuola, ma soltanto un enigma, ciò vuol dire che ci troviamo agli albori di uno scisma la cui pericolosità è senza precedenti. Stiamo permettendo a una questione di gusto di compiere un'impresa che né la religione, né la rivoluzione, né le guerre del mondo hanno mai compiuto, fare l'uomo in mille pezzi. Quest'uomo disgregato in mille pezzi sarà lo stesso uomo che ricercherà la propria ricomposizione attraverso ideologie forti che hanno popolato in modo anche molto intenso la nostra storia più recente, il secolo breve, il Novecento, e abbiamo visto a quale aberrazione ricomposta dell'umanità hanno condotto all'essere umani privati della più totale umanità in nome di una pretesa di gestione della cosa pubblica, della vita delle persone totale, completamente illiberale. In altri tempi esistevano esempi diversi e nobili di questa relazione diretta tra l'oratore e l'umanità. L'oratore poteva far sentire la folla come un esercito di eroi, il profeta e il predicatore potevano rivolgersi a ogni singolo uomo della folla e farlo sentire immortale. Oggi per fare un cosiddetto discorso popolare è assolutamente necessario farlo somigliare molto a ciò che chiamiamo la chiacchiera da dopocena. Attenzione, la chiacchiera da dopocena non è la chiacchiera banale, superficiale, inautentica di Kierkegaard o di Heidegger. Somiglia più al discorso pubblico immaginato, teorizzato da Hannah Arendt, da quel discorso che si fa agire, partecipazione, ricostruzione, rammemorazione, presente, passato, presente e futuro di una coscienza e di un'umanità che sono in cammino. Occorre mantenersi in contatto con la vita quotidiana, anche solo tramite il filo sottile dell'impertinenza. Ma perlomeno il contatto è stabilito e sussiste qualcosa di ciò che costituisce la relazione archetipica alla base dell'arte. Questo avvicinarsi, questo ravvicinamento, questa intellegibilità che è insieme legge naturale di convivenza laddove diventa coscienza condivisa, individuale e collettiva, partecipata. Non è tutta colpa nostra se nella comunità delle credenze e delle tradizioni sociali si è spalancato un abisso che può essere solcato soltanto dalle grida lontane dei buffoni. Grazie per aver seguito questa lettura e dalla biblioteca della Fondazione Luigi Einaudi, arrivederci e alla prossima!